Allora, eccoci. Mentre dalle case vengono musiche. Adesso sentivo il Pueblo Unido jamás será vencido. Prima da un pianoforte, qualcuno stava suonando al pianoforte Bella Ciao. Prima il campanile di Santa Zita ha fatto con le campane l'inno d'Italia. E anche la canzone del Piave. Non so se c'entri anche. Bello questo fare comunque, perché non sono registrazioni, questo campanile è proprio un sistema di campane con le varie tonalità con cui riescono a fare delle musiche. Fanno alle 6 di sera fanno l'Ave Maria di solito e poi altre cose. Oggi la via è molto silenziosa perché è tutto chiuso. Oggi è il 25 aprile, festa della liberazione. Sembra giusto dire che questo prima di essere anche, certo, uno dei giorni di isolamento nell'epidemia. Ho pensato, faccio il solito video con le poesie. Ah, sì, facciamo qualcosa. C'è un sole caldo. E io partirei con una poesia di Piero Calamandrei. Ora, Piero Calamandrei non è un poeta, però dicono che tutti scrivono poesie qualche volta. Lui ne scrisse una in un'occasione particolare e un po' importante. Si intitola Lapide ad ignominia ed è un testo da mettere su una lapide, appunto, una lapide per Albert Kesselring. E va ovviamente un po' spiegato, direi. Albert Kesselring fu comandante in capo delle forze di occupazione tedesche in Italia e fu condannato a morte dopo la guerra per crimini di guerra, posse ardeatine, marzabotto e altre stragi di innocenti, quindi un criminale nazista. Fu condannato a morte. E la condanna fu commutata nel carcere a vita. Va bene, io sono sempre stato contrario alla pena di morte senza eccezione alcuna. Poi però già nel 1952, in considerazione delle sue gravissime condizioni di salute, fu messo in libertà, messo completamente in libertà, tornò in patria e fu accolto come un eroe e un trionfatore dai circoli neonazisti bavaresi. Di cui divenne un sostenitore per 8 anni, quindi forse proprio malissimo non stava. Inoltre, appena tornato a casa, liberato così, dopo pochi anni di carcere, dichiarò pubblicamente che non aveva proprio nulla da rimproverarsi, anzi, gli italiani dovevano essergli grati per il suo comportamento e avrebbero dovuto erigergli un monumento. Cioè, Albert Kesselring, criminale nazista, responsabile della morte di numerosi innocenti, nel 1952 disse che gli italiani avrebbero dovuto fargli un monumento. Piero Calamandrei, come reazione a questo, scrisse una lapide da mettere su questo monumento, spiegando come poteva essere questo monumento. E questa, che direi, si può definire una poesia, non so se lui la definisse così. Si intitola Lapide ad ignominia, quindi di Piero Calamandrei, Lapide ad ignominia. Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per 2 inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire. Ma soltanto col silenzio del torturato, più duro di ogni macigno,
soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Questo Piero Calamandrei, lapide ad ignominia, 1952. Oh. Ah. Sempre qui al sole. Il sole dell'avvenire, speriamo. Quella di Calamandrei è una poesia, io la vedo come una poesia. Questo che leggo ora invece no, è prosa. Ma oggi è un giorno particolare, possiamo fare degli strappi alle regole. Anche perché in questo caso le regole le decido io, sul terrazzo di casa mia. Vorrei leggere tre brani dalla Casa in Collina di Cesare Pavese, un po' per contrasto a ciò che ho letto prima. Io a volte sono un po' lacerato da certi discorsi, perché è evidente che non si devono cancellare i torti e le ragioni, la giustizia, l'ingiustizia. La resistenza, la criminalità nazista sono due cose totalmente distinte e quindi bisogna lottare contro chi vuole confondere le acque. Sull'altro piano, io forse anche per ragioni mie, di ricordi, di famiglie, di ambienti in cui ho vissuto, io ho visto famiglie divise al loro interno. Ad esempio, cioè mio padre e mio zio non la vedevano esattamente allo stesso modo, ma anche altri. Questo non è che tolga torti e ragioni assolutamente, ma deve togliere, secondo me, almeno l'odio verso chi è caduto, chi è morto. Chi muore in una guerra è sempre una vittima, anche se indossa la divisa dell'SS. Di questo sono convinto, così come al liceo ero convinto che in assemblea dovessero parlare anche i fascisti, non so se è la stessa cosa. E sono discorsi difficili, sempre un po' pericolosi. Si può benissimo salvaguardare la resistenza e i valori dell'antifascismo senza con ciò perpetuare dell'odio, perché come in tutti gli eserciti sono pochi quelli che combattono perché convinti di qualche cosa, la stragrande maggioranza combatte perché è costretta a farlo. Anche nell'esercito italiano si beveva molto, anche nella prima guerra mondiale circolavano le droghe che potevano circolare, anche delle droghe ideologiche, e così un po' per tutti. E devo dire che persino nella resistenza ci fu qualcuno che partecipò perché gli capitò così. E anche di questo ho avuto una testimonianza diretta abbastanza recentemente. E questo non relativizza nulla, ma dovrebbe far cessare almeno l'odio, appunto storicizzare le cose, che non significa assolutamente neutralizzarle, ma anzi piazzarle nel loro vero, fondamentale, importante valore. E allora Pavese non partecipò attivamente alla resistenza, non fu certo dalla parte dei fascisti, ma nemmeno lottò con i partigiani. Cercò un rifugio, cercò di stare in disparte. E nel romanzo La casa in collina racconta un po' questo, una specie di distaccata malinconia, di scetticismo verso ciò che la guerra civile, come lui la chiama, avrebbe portato.
vedendo poi il mondo dopo, qualche scetticismo poteva anche essere giustificato. Ma ripeto, Cesare Pavese è un grande, uno dei miei poeti preferiti e anche narratori preferiti. Però non fece la resistenza, ecco, diciamo. E espresse un suo punto di vista, un suo abbastanza doloroso punto di vista, mettendolo, diciamo, in bocca, nel pensiero del protagonista di La casa in collina, che è un libro che ha molto di autobiografico in fondo. Io volevo leggere, leggo, tre passi da La casa in collina di Cesare Pavese. E se non fosse che la guerra ce la siamo covata nel cuore noi altri, noi non più giovani, noi che abbiamo detto venga dunque se deve venire, anche la guerra, questa guerra, sembrerebbe una cosa pulita. Del resto, chissà, questa guerra ci brucia le case, ci semina di morti, fucilati, le piazze e strade, ci caccia come lepri di rifugio in rifugio. Finirà per costringerci a combattere anche noi, per strapparci un consenso attivo. E verrà il giorno che nessuno sarà fuori dalla guerra. È qui che la guerra mi ha preso, mi prende ogni giorno. Non è che non veda come la guerra non è un gioco, quella guerra che è giunta fin qui, che prende alla gola anche il nostro passato. Ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura di scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce, giustificare chi l'ha sparso. Ci sono dei giorni in questa nuda campagna che camminando ho un soprassalto. Un tronco secco, un nodo d'erba, una schiena di roccia mi paiono corpi distesi. Io non credo che possa finire. Ora che ho visto cos'è la guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi. E dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti e soltanto per loro la guerra è finita davvero. Ecco, queste parole di Pavese mi sembra importanti, significative. Non credo che si possa accusare Pavese di negazionismi o di filofascismi o di... Sicuramente no, direi proprio di no. Era una persona molto tormentata, Cesare Pavese. D'altronde cinque anni dopo la fine della guerra si tolse la vita per ragioni che noi non possiamo scandagliare. Non sappiamo mai fino in fondo le ragioni di un suicidio. Comunque, ancora giovane e scrittore di successo, tutto sommato, sì, di successo, nel 1950 si tolse la vita. E questo è perché per me è sempre stato un problema molto così. Non ho il minimo dubbio su dove stessero il torto e la ragione durante la resistenza contro il nazifascismo. Non è questo il punto, questo è chiaro. Ciò che mi è meno chiaro è l'atteggiamento di alcuni verso i morti nemici, non soltanto i morti della propria parte, che sono persone che sono morte. Alcuni probabilmente portatori di idee sbagliate, pessime, alcuni forse anche criminali, alcuni, ma non penso la maggioranza. Abbiamo visto tutte le guerre. Viene reclutato un popolo, pochissimi disertano, fuggono, si danno alla macchia. Qualcuno sì, ma pochissimi. Non è pensabile che l'intero esercito condivida le idee criminali del suo leader. Purtroppo succede così, purtroppo non è così. Se
Se gli eserciti si muovessero soltanto quando condividono le idee dei leader, non sarebbero eserciti, non sarebbero eserciti, sarebbero liberi cittadini. E invece sono eserciti, cioè la disciplina militare è l'antitesi della democrazia. Nel militare non c'è nulla di democratico. Le due cose in cui non esiste democrazia sono la caserma e la chiesa. La chiesa non è democratica perché si rifà a una parola di Dio che non si può toccare. La caserma non è democratica perché bisogna obbedire senza discutere. Beh, questo mi sembrava, questi brani di Pavese mi sembravano buoni da inserire il 25 aprile, accanto, proprio accanto a quelli di Calamandrei, che invece giustamente, anni dopo si scaglia contro un criminale nazista, che peraltro non era neanche morto, anzi era stato condannato, ma poi non so attraverso quali cavilli, liberato per condizioni gravi di salute, che poi non era vero, perché altrimenti forse se ne sarebbe rimasto quantomeno a casa a curarsi, e invece diventò un attivista dei circoli neonazisti della Baviera, quindi forse tanto male non stava, e chiede addirittura agli italiani di fargli un monumento perché ha commesso in Italia delle stragi. Calamandrei gli scrive quella lapide, come l'ha intitolata, per me non ce l'ho più. L'epitaffio, insomma, la descrizione per il monumento, e gliela scrive molto bene. Sono due punti di vista diversi? No, non lo so, non credo. Chi ha vissuto la guerra probabilmente, difficilmente si può liberare da certi impulsi anche di odio, però lo stesso Calamandrei sottolinea che per dignità, non per odio, si riunirono i partigiani. E dunque questo è, insomma, sono spunti di riflessione importanti. Calamandrei, Pavese, vediamo. Ah sì, allora oggi niente, oggi è una cosa diversa. Anche quella di Calamandrei non è ufficialmente una poesia, poi di Pavese sono brani di un romanzo, e anche la terza cosa che leggerò è addirittura un'intervista, un brano di un'intervista fatto da Italia Oggi del 17 ottobre 2019 a Serhat Akbal, un cantante curdo. Ecco perché. Ora è sempre resistenza, significa riguarda noi qui che dobbiamo sempre stare attenti a dei ritorni di autoritarismo, ma riguarda chiaramente il mondo. La resistenza del popolo curdo è una resistenza difficile e molto importante, di cui dovrebbe importarci un po' di più di quel che ci importa. D'altronde si sa, le cose lontane, se non ti toccano da vicino, non è facile poi interessarsene così tanto, tranne per alcuni spiriti eletti. Tra l'altro, alcuni di questi spiriti eletti che, presi dal problema, dalla questione, dal dramma della resistenza curda, decisero di andare a combattere, proprio di andare a combattere, non di scrivere o di cantare o di sottoscrivere petizioni, per carità, va bene fare anche quello perché significa far sentire che si esiste in qualche modo, ma decidono di prendere e andare a combattere sul territorio, e alcuni morirono, alcuni italiani morirono. I più recenti morti in guerra italiani, i più recenti, sono morti in Kurdistan, in Siria. Quelli sono i più recenti dei caduti. Quando vediamo i monumenti ai caduti, dovrebbero esserci anche i loro nomi. Invece, il Tribunale di Torino li condanna alla sorveglianza speciale trattandoli come criminali. Quindi, ora è sempre resistenza, riguarda anche queste situazioni qui, non strane. Però non ha nemmeno senso chiamare tutto fascismo, si rischia di fare confusione. Il nemico di oggi è
chiamarlo fascismo è quasi fargli un favore, perché lo delimiti, lo confini in certe zone. Il nemico di oggi è il capitalismo globale, il nemico di oggi è il neoliberismo, il nemico di oggi è l'economia, l'interesse puramente economico e finanziario che schiaccia tutto. Il nemico di oggi è che i governi si relazionano fra di loro e non con i popoli. L'Italia con chi si relaziona, a livello ufficiale dico? Si relaziona con il popolo curdo massacrato o si relaziona con l'assassino Erdogan? L'Italia si relaziona con l'assassino Erdogan. Questi sono i nemici, questo sistema che ci sovrasta. Chiamarlo fascismo mi sembra riduttivo, quindi antifascismo va bene, però poi c'è tutta un'altra questione molto, ma molto più ampia. E questo, ripeto, non è qualcosa contro l'antifascismo, non so se si riesce a far capire questo, è che 75 anni dopo ci sono altri problemi, altri nemici che ci schiacciano, anche se il fascismo ha le sue risorgenze, ogni tanto salta fuori qua e là anche del fascismo vero e proprio, ma il nemico oggi non ha il manganello, non è neanche armato. Mi viene in mente quella canzone, ovviamente adesso non ricordo di chi, forse Silvestri, ma probabilmente dico una cazzata, che a un certo punto dice: il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina ha la carta visa e quando uccide non chiede scusa. I nostri più grandi nemici non imbracciano le armi, le fanno imbracciare ad altri. In certi casi non le fanno neanche imbracciare ad altri, ci schiacciano in altri modi. È per questo che l'antifascismo sì, ma non finisce lì. Nello stesso tempo vanno rispettati tutti i morti. Anche Cesare Pavese. Consideriamo Cesare Pavese un criminale, un disertore, perché non ha partecipato attivamente alla resistenza. Si sarà sentito diversamente. Insomma, la situazione è molto complessa, però il nemico oggi io non lo chiamerei soltanto fascismo, perché può essere anche pericoloso, perché poi vieni a scoprire che il grande capitalista ti dice: ah, ma sono anch'io antifascista, grazie al cazzo, non ti serve. Vabbè, io divago. Io porto spesso questa maglietta, ormai si sta un po' lacerando, portare le magliette è una delle cazzate di noi che stiamo in pace, tranquilli nelle nostre case. Adesso troppo nelle nostre case, mi sono rotto i coglioni, se il 4 maggio non ci liberano mi sa che passo a fare qualche cosa di un po' più deciso, perché anche questa è repressione. L'epidemia non giustifica minimamente questo chiudere la gente in casa, che secondo me risponde a un disegno repressivo ben diverso, ma non mettiamo troppe cose insieme. Dicevo, questa maglietta è dedicata alla resistenza curda, a Kobane. E niente, è una maglietta che ha una manifestazione, mi sono preso pagandola 5 euro. Niente. Però comunque ricordiamoci anche di queste cose contemporanee, adesso. La resistenza che ha vinto nel 1945, le resistenze che continuano in tante parti del mondo, in qualche forma qui da noi, forse ce ne vorrebbe di più, ma in forma ancora cruenta, guerresca, con i morti sul campo, in altre parti del mondo. Intervista a Ferhat Akbal da Italia Oggi, 17 ottobre 2019. Fermate Erdogan, dice con le lacrime agli occhi Ferhat Akbal, e racconta: io volevo cantare nella mia lingua madre, il curdo, ma non potevo. È stato sempre vietato. Già essere un curdo in quel territorio, a Silopi, nel Kurdistan turco, dove la Turchia confina con Iraq e Siria, è sempre stato difficile. Giornalisti, attori, cantanti finivano in prigione senza motivo. Una repressione feroce. Così 9 anni fa sono fuggito e ho raggiunto l'Italia. Ma i miei genitori e i miei fratelli sono ancora là, in Turchia, e soffro perché l'offensiva dell'esercito di Erdogan non risparmia i civili, colpisce i paesi turchi a maggioranza curda. Ferhat Akbal, 37 anni, ha studiato al conservatorio di Baku, in Azerbaijan. Poi per 8 anni, fino alla decisione di espatriare,
lavorato come doganiere alla frontiera Turchia-Iraq. Suona il saz, corrispondente alla baalama turca e al liuto. È stato per qualche tempo a Roma, quindi si è trasferito a Rovereto, dove si è guadagnato da vivere lavorando come cuoco in un ristorante, sperimentando qualche innesto di cucina curda nei piatti della tradizione italiana. Poi ha ottenuto lo status di rifugiato e ora si sta dedicando completamente alla musica e alla fotografia. È tra i promotori dell'appello con le firme di molti artisti per fermare l'invasione turca. Noi non accettiamo nessuna forma di imposizione, oppressione e negazione. Tutti i popoli, le fedi, le differenze sono un nostro patrimonio culturale, no alla guerra, alle bugie e al saccheggio. Ricorda, noi bambini siamo cresciuti non con i giocattoli come da voi, ma con il coprifuoco. La mattina quando uscivamo vedevamo i bossoli, le case date alle fiamme, i cadaveri nelle vasche di acido. Noi curdi subiamo la guerra da decenni. Vorrei che i paesi del mondo si mettessero in mezzo per far finire l'invasione. Ultimo atto di una guerra sporca, consentendo finalmente ai curdi di avere un territorio in cui vivere in pace. Al Capodanno curdo è andato fra i combattenti per cantare Dur Nezeheval, non andare via compagno, una specie di bella ciao dedicata alla resistenza del suo popolo. È l'inno che viene intonato dai curdi quando liberarono Kobane dall'ISIS. Un pozzo di fuoco si accende di passione, dando vita al mio corpo come al suolo del mio paese. Dice Akbal, ho fatto il militare, ho visto un sacco di cose brutte, dobbiamo impedire altre vittime e rovine. I turchi hanno sempre cercato il genocidio nei confronti dei curdi. Noi vogliamo solo vivere in pace in un nostro territorio e studiare la nostra lingua. Siamo diversi dai turchi, ma la diversità è una bella cosa. Non dovrebbe essere il pretesto per una guerra. Va bene, oggi quindi la rubrica di poesia non è stata una rubrica di poesia. Ci ho messo qualcosa d'altro. Il 25 aprile 2020, 75esimo anniversario della liberazione. 75esimo? 20 di qua. 55 di là, 75esimo anniversario della liberazione, sempre in uno dei giorni di isolamento per l'epidemia, con un po' di vento, sole, questo è. Ciao.